there's somebody here. Ciao a tutti, rieccoci su Daylight, pronti per il nuovo terzo episodio. Sembra che siamo in una grotta, ma non è artificiale ovviamente. Data 5 febbraio 1920, oggetto morte dell'agente Dawson. L'agente Dawson era ancora vivo, lo abbiamo incontrato al molo, mentre legavamo un carico emerso dalle fogne, gridando vaneggiamenti sul lasciare in pace gli uccelli. Tutti noi abbiamo sentito storie sull'uomo dei corvi, ma non ci aveva dato troppo peso. Dawson era l'uomo dei corvi, ci è venuto addosso, brandendo un tubo, e non abbiamo avuto altra scelta che abbatterlo. Gli abbiamo sparato 22 volte prima di vederlo cadere. Quando abbiamo cercato di esaminare il corpo, ci ha spintonati ed è corso nel bosco, gridando di prepararci al ritorno del numero 13 prima di cadere a terra morto. Ho dato agli altri agenti il resto della settimana in vacanza. Che diavolo è successo a Dawson? E che diavolo è il ritorno del 13? Chissà. Lo scopriremo più avanti. Bisogna girare un po' per trovare le reminiscenze. Ah già, mi ero dimenticato di accendere la barretta luminosa. Di nuovo una... un'impiccata. Mi ha pure fatto male. Altro che perso l'orientamento. Vicolo cieco. Direi di andare da questa parte. Anche qui vicolo cieco. Li ho sbagliati tutti, oh. Niente panico, non lasciamo prenderci dal panico. Ah, eccolo qui un altro. Data 24 marzo 1940. Impiegato Rob Sandoval. Revisionato, elettricità al secondo piano, inservibile. Mentre mi occupavo di un lavandino al secondo piano, le luci di tutto il piano hanno tremolato brevemente per poi spegnersi del tutto. Non sembrava esserci alcun problema con gli interruttori. Dopo un breve intervallo le luci si sono improvvisamente riaccese, senza il mio intervento. Avrò bisogno di controllare i registri di servizio precedenti per cercare spiegazioni. E qui siamo a due reminiscenze. No, di qui direi che si torna indietro, quindi o di qua o di là. Proviamo di qua. Qui è già chiusa. C'è niente. Allora dall'altro lato. Sono sicuro che dietro c'è qualche creatura, eh? Sono sicuro, ma non mi giro. Allora, data 23 marzo 1940. Impiega... Ah, di nuovo. No, però è diversa. Allora, revisionata illuminazione del secondo piano. L'infermiera Daniels ha riportato che le luci del secondo piano non funzionavano. Non ho rilevato problemi di sorta. Interruttori fusibili sembrano essere in ordine e non ho trovato nemmeno una lampadina bruciata. È la terza volta che l'infermiera Daniels presenta una richiesta ingiustificata alla manutenzione. Ok. Niente. Avanti o destra? No, avanti perché c'è una reminiscenza. La quarta. Data 24 giugno 1913, oggetto sicurezza del molo. Come sapete, i detenuti e i rifornimenti accedono a Mid Island attraverso il molo. Come parte dei normali controlli dell'area, controlliamo i vecchi tunnel delle fogne. Negli ultimi tempi però continuiamo a trovare la serratura forzata. Non nel senso che qualcuno vada ad aprirla, nel senso che qualcuno la massacra di botte fino a farla cedere. Che incivili.
Non ci sono state evasioni questo mese, perciò se non sappiamo chi sia a farlo. Chiunque sia, meglio che non gli metta le mani addosso. Niente. Di nuovo, dove sarà? Preferisco non girarmi. Preferisco proprio non girarmi. Data 29 marzo 1949. 1940. Impiegato Rob Sandoval. Revisionato in trappola. Sono qui da 2 giorni e non trovo la via d'uscita da queste fogne. Ho bevuto un po' d'acqua da un tubo che perdeva, ma mi ha solo fatto stare peggio. Non è una buona idea bere l'acqua fognaria. La planimetria di questo posto sembra non avere senso e ogni volta che credo di sentire l'odore dell'oceano mi trovo in un vicolo cieco. Spero che i soccorsi arrivino presto. Eccola lì uno. No, la barretta luminosa. Ha un'altra reminiscenza. Oh, beh, l'ho vista già lì. Quindi poi mi tocca solamente trovare l'uscita. Senza perdere altro tempo. Data 23 marzo 1940. Impiegato Rob Sandoval. Questo è di nuovo lo stesso di prima. Ok, ma direi di lasciar perdere e non cercare più. Eccolo qui, che fortuna, subito. Il libro? No, non me lo dai. Ah, ecco, mi sembrava strano. E adesso lo abbiamo. Ah, c'è un'altra reminiscenza, ma non mi interessa. Viaggio alle allucinazioni. Non ti fare prendere dal panico, Sara. Ah, è là. Vedi. Ehi, stavolta siamo stati velocissimi. Se mi giro scommetto che. Sapevo. Ma si è chiuso. Vedete che sta parte era molto breve, eh? Cioè che questo terzo capitolo lo finiremo molto presto. Allora. Più penso a questa storia del diario, più mi piace. Ho cominciato a vagare per i tunnel e ho trovato la vecchia sala pompe. Ho sentito dire che volevano trattare le acque di scarico dell'isola e renderle potabili. Immagino che il progetto sia stato accantonato. Tanto meglio per me, ora un bell'ufficio privato, con tanto di scrivania, quando Mercer non lo sta usando. Praticamente una fortezza personale. Buon per te, amico. Adesso qui lagga un po' di lag. Qui c'è dell'acqua che scorre verso un precipizio, è caduta giù. Primo game over in assoluto. Troppa curiosità uccide. Per fortuna sono morto in un punto, nel punto migliore proprio. Rieccoci nuovamente qui, ho fatto un taglio perché rifare tutto era stata una vera rottura di P. Allora riprendiamo di qui, stavolta cercando di non cadere di sotto. Questo ho già detto, stavolta col cavolo che mi sporgo. Mi è bastata una sola morte. Farne una seconda proprio non mi va di replicare il tutto, eh. Allora. Ah, qui ce n'è due, allora. Una sarà sicuramente una foto. Mercer mi ha detto che non posso più venire nel mio ufficio. Dice che c'è troppo lavoro da fare.
perché io possa scendere qui quando mi pare. Ho cercato di spiegargli che ho bisogno di questo posto per gestire lo stress, ma lui non importa, non ho altro posto per scrivere. Questo è l'unico posto in cui mi sembra di sentire cosa sia davvero nella mia testa. È strano qua giù, non mi sento mai solo, mi sento come se fossi in compagnia di mia madre, ma è morta da molti anni. Sento una certa presenza qui, a cui non voglio rinunciare. Sento questo è il mio posto. Sento che questo è il mio posto. Direi che stava impazzendo. Fate una foto di un uomo. Almeno qui sono in un punto sicuro, non c'è pericolo. O almeno si spera che sia così. Allora. Una delle guardie è scomparsa. Di solito non veniamo qui, ma Mercer ci ha chiesto di trovarlo prima che intralci il nostro lavoro. Spero che il ragazzo stia bene. Qualcuno è scomparso, quindi è di usare per vedere meglio. Sara, è inutile che chiedi continuamente cosa è stato o cosa non è stato. Non puoi fidarti di nessuno qui, quindi meglio se fai da sola. Puoi contare solo su di te, mia cara. Stanza. Ah, qui ce n'è tante. Allora, data 13 ottobre 1932, impiegato Adam Peterson. Revisionato riavvio elettricità del ponte. L'altro giorno abbiamo quasi perso il ponte a causa delle piogge. Ricorda quando abbiamo liquidi in eccesso attraverso il sistema dobbiamo alzare il ponte. È la sola via d'uscita da qui. Se va di nuovo via la luce deve essere riavviato perché si rimette a funzionare. Tutto il personale della sala pompe deve conoscere questo procedimento. Non vogliamo che qualcuno resti bloccato qua giù e perda il traghetto per tornare a casa. Rimanendo qui rimanete senza traghetto e senza viveri. Lo abbiamo trovato, sapevamo che era turbato dai cattivi rapporti con le altre guardie. Ma il dottore ha detto che il suo diario lo aiutava. L'ho letto in cerca di una lettera d'addio o qualcosa del genere, ma l'ultima nota sembra non avere alcun senso. La riporto per dovere di crona che sarà consegnata alla polizia in caso di qualcuno vi riconosca un messaggio criptato. 1313, almeno, sembrerebbe così, non si capisce. Boh. Messaggio criptico. Si è mosso qualcosa. Oscure presenze. Dottore, ho fatto quello che mi avete chiesto. Il dossier della paziente 13 è stato distrutto e tutto quello che ha posseduto, indossato, creato è stato bruciato nella fornace delle fogne. Come faceva a sapere di quella fornace? Pare che non sia stata usata da decenni. E adesso? Ah, qui, ecco. Abbiamo attivato qualcosa, Metti insieme i pezzi. E qui direi di no. Forse qui si può fare qualcosa. Ah, ecco, abbiamo creato un ponte. Sono uscito, quindi dove era meglio se facevo l'altra strada, Purtroppo non si può tornare indietro. Pazienza. Allora ci fermiamo qui per questa puntata e
e ci sentiamo alla prossima per il gran finale. Ciao a tutti!